momento arrivo. Le cose buone cioè, ci mettono tempo. È un bello buono, Fabio. Ciao, è buono, è buono. È buono, è buono. Ma... è ancora buono. Ma senti, perché? Non c'è sta. È ancora buono. E poi se vai in un posto, da sala, si sente meglio. Tu, da tocca a tocca. Tu vieni da stare con un posto, si sente meglio. Addò? Meglio! Ma vedi se te lo... Questo. Ah. C'è qualcuno nella bagnetta, sta già fatto. C'è venne un'amica, un batterista. Il batterista, poi c'è nessuno. Attacchita e si mise subito la musichetta. Perché l'orecchio, un batterista, come sta a dire, mi si era su. Allora, questo è... è perché ci sta più o meno. Questo è Sinone, questo è Pescini, Manzi. Quello corso dei Pescini, c'è la montagna e sopra la montagna ci sta la specie di castello. Questo personaggio è così fatto così. Queste cose più leggere. Questo? Ma prima del casco. Questa è la mia espressione. Questa è unica. A chi non beve vino, nega anche l'acqua. La portata, una candina sociale, una mia. La mettavano nella candina. Descritta da San Giovanni. Non di fidare del Lombardo Losco, del marchigiano Zoppo, del veneziano Guerci, ma soprattutto non di fidare del napoletano Biondo, praticamente non si sente, del siciliano Rosso, ma soprattutto non di fidare di chi non beve vino. E che ma sai perché? Non perché non gli piace il vino, che il vino verità fa parlare. Il mondo in rovina, il mondo ma sta in rovina, sa, inquinamento. E l'uomo dorme, non prende riparo. La marciana è distrutta, lì. Quello che cosa c'è? Tutti noi, l'uomo. La natura ha dato un pregio. Che è una cosa. Ma sai che viene a riuscire a scoprirlo? Qual è il suo pregio? A me mi ha ricevuto il Papa, solo a me ha ricevuto il Papa, da solo, che in comitiva, la scuola di fedele, ha ricevuto, a me da solo mi ha ricevuto il Papa. Era la settimana santa, il giovedì santo, la settimana di Pasqua. Mi dice auguri, ringraziamenti, mi è piaciuto. C'erano i volanti gli altri, ma ne ha fatto uno sgorbo. Là c'è in zona piena stupidaggio, che se ne vuoi capire. L'opera d'arte sta nell'accesa. Anche se uno è contrario all'accesa, ma mo all'opera sta. Quelle, invece torna. Un operaio girava. E non torna a stare da quale legno. Quelli colonnini, andare faceva. Colonnini, colonnini.
No, ma è due cose di salire. Questo sapete a me che è. E non parso. Penso che sì, ma non l'immagino, no. Mi sembra che sia un bambino, no. Io so che sono sempre un tempo libero, ma se faccio sempre qualcosa. Questo è secondo la cascata bella me. È una creatura se andrà a pancia la mamma si sta creando. Le mani ci stanno e in ci stanno perché sta formando. Questo è tutto forse. Io le sapporti di mangiare. Dice, ma che la mare, il mare serve la maiella. Dice no, e la maiella serve sotto il mare. Se nascite fuori, che è rimasto in prigionale, sapete spiegare. Ma è, che la sapete? È conchiglia. Quella è la maiella? No, quella le sono trovata così. Ah, è naturale, vero? Che è nera, dice, no? È bella sosta, per montare la coscia ogni giorno. A me c'è un pezzo di terra. E non passi, uno mo casca. No, che te faccio casca? No, non te ne sei roba. Perché secondo la gente era vissimo quello. Dosso di mezzo. A pieno cappello. A mezzo la terra, insomma, se lo fa. Bello. E nessuno sapeva. E appena mi dico subito. Cioè, bisogna sapere apprezzare le cose. Le cose un po' caratteristiche. Ma la apprezzare, se no è nulla. Perché è una chiocciola, hai capito quello? Pure per te, sono grossi. Grossi, che cazzo è? Sì, sono i grossi, grossi. Questo è un po'. Se il mio nome deve dire che deve andare a finire. Sì, è un po' meglio, sì. È difficile saper mettere pure una pietra, non è tanto facile. Adesso tutto gli hai, adesso va, manda pure questo, sai. Almeno. Guarda qua,
Invece queste erano quelle stelle a punta di cose. Montagna la orda da sempre, non i verdi, i verdi non capisce niente, a parte la montagna i verdi che creo per non per sostanza, sono una donna città, è che lo prego a creare, la montagna deve sfruttare l'asfalto, il bosco, tante risorse c'era la montagna, prima queste centinaia di scalpellini. Qua la risorsa di questo paese, tante perché nell'Ottocento, i primi pure mo, su uno va a Carrare, poi c'è stato Francesco Paolo pure, ci va spesso a Carrare, fa un marmito, fa più romano, dove sta la seconda Carrare, letto Manopello, pure i giovani che ha imparato tante le vecchie, dice, la seconda carriera, ha detto Monopera, mi fanno la maiella. Tanto vero che Palumbo sta sotto tocca della marmeria, no? Gli disse, gli passo nel cimitero di marmo. Chi lo fa? Il gesto Garibaldi. Cosa c'è? C'è uno contro una vasonetta o di ottone o di rame. Se si spacca. Siccome se giovane di mo, se lo frega, se la rivende quello, le venne a fare vecchie, ma c'è poco soldi. E non esiste più, non ci hanno messo giù e si spacca. Invece la pedra nostra, questa, se non ci mettere nostra, troppo si sta. Queste cose, senza niente, senza lo controvasonetto, non si spacca, ne fa niente. Ma non è che mi chiamo Gennaro che sono napoletano. Gli angeli napoletano la rispetto. Cosa succede? Mio zio, il fratello di mio padre, si chiama Gennaro, morì e nascevi. Almeno il nome di mio zio. Poi sei in America, città, i parenti. Ci stavamo dentro il cimitero, andiamo 4 5 di tutto il gennaio. Abbiamo fatto la riunione del gennaio. E quando sono nato, non si può dire. 11 marzo, mezzo pazzo. Ci siamo rubati, il padre è ricco. Stava sfatto a me, no? Ti scompare tu,
marcia, che non muoio, marcia in giro, ognuno avanti, il mese su, no? Marcia, è miglior mese, tutto l'anno. Ma è un mese pazzo, mangia è un miglior mese, e già, ne eravamo a morire gli asini per dire, troppo, nella squadra di gente. Perché, ma gli asini a mangiare, a mangiare vanno a morire. Io tengo un momento a Londra, un momento in Belgio, in Francia diverso, c'erano tre in Grecia, da parte lavoro. Però come ripeto, c'ho la volontà. Senza la buona volontà non si fa niente. Vedi, già cominciato a piano il colore. È un lavoro che dovrebbe andare all'interno, questo, all'esterno. Si va assorbito, e poi allo stesso tempo protegge pure. Si credono lì, non lo fanno spostare, invece questa è una cosa che gira. Vedi, sta un perno d'acciaio fatto da... Questi li faccio pulire a quelli là, ma glielo dico. Mamma mia, che schifo! Questo è un pezzo di qualche cosa qua, che se la notte lo facciamo qua sopra. Questo è tutto proprio. Avevo fatto questa cosa del verde rame, che è una cosa che sia per le vigne, per le gomme, disinfettare, l'hanno pitturato.
cosa? Fatti un attimo di stanza. Era più bello prima, però. Quello con la moccia di pietra là, la fontanella, hanno un bacino, poi mi ha messo in croce l'acqua, cola da qua e passa con le sole. Poi quello da un bacino, un po' con lo sette così, pieno d'acqua, fanno un giro, fa il giro donna, l'acqua, cola e va calata, cola e va calata, cola e va calata, affinché va la vaschetta sotto. Vai, metti. Aspetta, non sotto non andrà. Ora è da montare. Passa, vai. Mi diventa pure abbastanza possibile. E troppo ce ne sta? E ce ne stanno in fatto. Questa c'ha lo scavo. Se la vedi. Per questo quando... Che sarà lunga, passa con l'arma da lì e va sotto. Al contrario, giovamo. Mangia, leggi. Ecco qua. No, mo li sto prendendo. Devi essere mini. Eccolo prototipo, eh. L'ultimo, va. Sono pure l'ultimo. No. Io ce l'ho preso, già preso. Arrivato buono, ecco, dai. Arrivano un accidente sotto. C'è un accidente. No. Non acciai, sì. Bravo. Beh, mo glielo proponiamo su comune, va. Che ci vuol fare? Fa da sta cosa, ballo. A dove la fa? Allo bevi. Preciso. La fa lo bevi, esca, la fa lo bevi. Beh, la fondare, ma la fa, che lo sa fa? Chiaro. Me ne esce bene, ma c'ho il tempo. Se ne mi muore lo faccio. Io ci sono 50 anni, che... L'aria della forza, certa aria pozzolente. E non può giudere, perché se giudere la barba non esce. Fa fresco, fa l'interno. Insomma, ci vuole mica tanto appena tu porti. La luce ci sta. Ma non esce la barba. E me piano freddo non mangia la barba. Oh, yeah.
Quando si attiva adesso invece la cervella? Ma quella lì. 15 sedi también, Però la G la è. Ma io faccio una GL particolare e lo stampo, da pure sovrappone la pure lo stampo. Vedi come sono? C'è un suono uniforme, che vuol dire che la pietra è sana, è intera. Vedi? Adesso a vederla qua è facile, ma vederlo su blocco è molto più difficile. Il cavatore è colui che deve capire se la pietra è intera o no. No. Prima si tagliava alla cava stessa, si segava a mano alla cava stessa, si riportava con i muli. Una volta segate, con i muli si riportava. Non è che apri la cava, e tu e la montagna di piedi, uno va più di un pezzo che ha spaccato il pacco, qualche c'è la misura di stare a bordo. Non è che una chiave, non so se mi spieghi, che una chiave c'è tra le rosse, però non ci sta niente. Metti i pungiotti, le zeppe a prima. Questo? Ah! Si impianta questo? Ah, ci vuole molle. Se non qualcosa, è nato qua sotto, che il stacco sotto ne spacca. Quella è la forza di dilatazione. Ma ci mette le molle, le piastine di ferro, ma no, più che niente. Una a destra, una a sinistra e mette la zeppe. I mani sopra si spacca. Le molle, queste molle. Senza me le spacca. Quello fa la forza di dilatazione. Come entra, che dilata e spacca. Se tocca sotto, se te la sposa in bacio, la ceppa va a finire di rompere la faccia, ne spacca. E se, cioè, alla portella chiamata, che si fa per mettere la ceppa. E se più profonda che questa, deve scendere, se non ne spacca, non c'è la forza della trasione e ne spacca.
se è contro il sole si rompe. Come cammina il sole, sa più la lunghezza dei massi. Tutti gli scarpellini lo sa, uno che non fa lo scarpellino ne sa, stanno scarpellini di tagliacozzi. Noi si genna per favore, gli deve le piedi per i camminetti. Non me lo piega contro il sole, ma si rompe. Che lui faceva lo scarpellino, ecco perché lo sapeva. A me sono questi. E sanno, se non sono rotto, non so poco da fare. Ma se che mo, tocca all'altra piede, mi sento buono. Ma se io sono... Metti questi in piedi. Ma non mi dico lui. È rotto. No, questo è buono. Siamo a Clamasse. Dai, giù. Dai, un po' per sempre. No, ecco lo stanno così. Questo sta un po' più. Stiamo mettendo un po' più. Però, siccome vengo pure dove nasce, che non si rendono conto, è che lo fanno per dispetto. Non si rendono conto, rovina pure un po' qualcosa che non è stato toccato, insomma. Adesso lo voglio chiudere, lo leggendo fino a lì chiude, che uno può vedere ma non può entrare, che io ci voglio fare. L'esposizione permanente. Quelle le tangenti. Ma voi sapete i napoletani, sapete, ma che napoletani sono tutta una razza. Quelli con un napoletano che io gli faccio tanta propaganda, quando appena la guerra, per tu napoletano, e pensi agli altri. Ma che Lugano, che venne impazzito dalla luna. Io poi sono lui che sono fatto le ombre, e la fa impazzire con le ombre. Luna mannaggia. Non era niente. Una pietra buttata là. A se che la lascia non ci usciva niente, che ci poteva uscire? Se nessuno fosse, quel già ci stava. Non smanca, non ci faccio una porzione, non ci faccio un pezzo. Ci faccio una porzione, sopra, invece c'è il buco, a un'altezza che si vede solo e seduto, ci sta un vostro sangue. La moglie sta, ecco, c'è un preghiera, c'è un mio genere, la figlia di Iori, ma... Che cosa c'è? Niente annunzio.
secca la granata prima di ore. Poi ci ho messo un basamento sotto per fare più alto, no? Allora, questa è l'accetta Ciunno Mosè l'accetta, no? Ma che ne dà io ne tengo? Io me ne tengo con me. Se no, scorta tutto. Ma chi ha tempo non deve perdere tempo. Quello che sa fa oggi, domani il 6 è già troppo tardi. Questa è la borsa. Questa è la borsa, la borsa è tutto. Questo. È buona, suona.